Buongiorno. Allora, come sapete, il Consiglio dei Ministri di oggi era dedicato alla nota di aggiornamento del DEF 2013, il documento di economia e finanza del 2013. Lascerò la parola al Ministro Saccomanni, che ha fatto tutto il lavoro di confezione del testo, di raccolta ovviamente del materiale legato al lavoro di tutti i ministeri. È un testo importante, innanzitutto perché sapete che la nota di aggiornamento del DEF riguarda la legislazione vigente al 20 settembre 2013, cioè a oggi. Questo lo dico per chiarire qualunque equivoco che possa nascere dal fatto che ovviamente qui c'è dentro tutto ciò che è accaduto fino a oggi, non c'è dentro ciò che accadrà da oggi fino alla fine dell'anno, ma c'è dentro ciò che è accaduto fino a oggi. E è molto importante perché, secondo me, per alcuni messaggi che io voglio indicare sinteticamente, il primo messaggio: qui dentro c'è tanta roba fatta, tante realizzazioni, tante cose fatte che, se le vogliamo cifrare, valgono 12 miliardi di euro nel triennio, 12 miliardi di euro di interventi che sono serviti e servono nel triennio in corso per rilanciare l'economia, aiutare la società italiana, aiutare l'occupazione, riuscire a far sì che il nostro Paese effettivamente riesca ad avere il segno più davanti agli indicatori giusti, cioè quelli della crescita, e non davanti agli indicatori sbagliati, cioè quelli della disoccupazione. E quindi 12 miliardi di interventi, questo sempre per tutti coloro che dicono che non si è fatto nulla in questi 4 mesi e mezzo. 12 miliardi di euro sono molto, sono moltissimo, soprattutto perché intervengono in un anno in cui il bilancio era stato scritto, era stato già fatto, era stato già approvato, quindi dentro un bilancio rigido è un intervento molto significativo. Aggiungo che quest'anno, 2013, abbiamo, e qui dentro appunto c'è la somma di tutto questo, abbiamo fatto 1 miliardo e 700 milioni di tagli alla spesa pubblica nell'anno 2013, anche questa è una scelta credo significativa, importante. Aggiungo che dalla nota di aggiornamento del DEF emerge un quadro che è un quadro che noi vogliamo indicare come un quadro positivo per il futuro, nel senso che cogliamo una serie di elementi che possano consentirci di avere l'anno prossimo stabilmente il segno più sulla crescita e possono consentirci di arrivare alla fine dell'anno con segnali già positivi. Credo e crediamo che qui dentro appunto ci sia l'indicazione di un lavoro importante che abbiamo fatto in questi mesi e ci sia l'indicazione anche di impegni significativi. Aggiungo, e mi fermo e do la parola al Ministro Saccomanni, che qui dentro c'è anche l'impegno confermato a mantenere tutti i commitment che ci siamo presi con Bruxelles, quindi mantenere gli impegni con i nostri partner europei e con l'Unione Europea ha fatto parte fin dall'inizio del nostro lavoro e viene confermato nella nota di aggiornamento del DEF. Anche qui abbiamo voluto fare, come è giusto che sia, tutto in piena trasparenza e accountability. Qui dentro trovate appunto la cifra del 3,1% che a legislazione vigente è l'attuale deficit, e confermo anche in questa conferenza stampa, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la nota di aggiornamento del DEF, l'impegno a stare sotto il 3% alla fine dell'anno. Come è facilmente intuibile, il passaggio riguarda un aggiustamento di uno 0,1, che è un aggiustamento assolutamente alla portata, che non necessiterà interventi particolarmente rilevanti, ma è anche questo, lo voglio citare e ho voluto rimarcarlo anche in questa conferenza stampa, figlio di una situazione di
stabilità politica e di discesa dei tassi che da qualche settimana a questa parte si è interrotta, non per colpa del governo. E questa interruzione della discesa dei tassi e questa ripresa di instabilità politica pesa sui conti. Il passaggio e la difficoltà, appunto, che citavo prima, per la quale non siamo in grado oggi di scrivere 3%, ma dobbiamo scrivere, per essere seri, 3,1%, è figlio del fatto che i primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito nelle ultime settimane. E questa instabilità pesa, sono convinto che siano tutti consapevoli di questo, e questo è il messaggio politico che vogliamo lanciare. Noi siamo determinatissimi a superare questa instabilità e a superare gli scogli che da questa derivano, per mantenere l'impegno sul 3% e per mantenere poi ovviamente gli impegni sugli anni prossimi, perché dalla credibilità dei nostri, del mantenimento degli impegni, dipende anche la possibilità che io penso assolutamente alla nostra portata di convincere i mercati, i nostri partner, a darci fiducia e quindi a far calare i tassi di interesse. Il calo dei tassi di interesse è fondamentale per spingere gli investimenti, aiutare le famiglie, far scendere i mutui, far scendere i mutui delle imprese, far scendere i mutui delle famiglie per le case e soprattutto consentire quegli investimenti che sono necessari per far ripartire la crescita e l'occupazione. Prevengo domande che immagino insomma esserci su che cosa succederà nei prossimi tre mesi. È evidente che noi manterremo lo scadenzario che abbiamo di fronte. Lo scadenzario è naturalmente quello del 15 di ottobre, scadenza della presentazione della legge di stabilità. Sarà la legge di stabilità il cuore dell'attività del governo, perché la legge di stabilità sarà la legge di stabilità che scriviamo noi, che scrive questo governo, che scrive senza costrizioni, ma la scrive dentro gli impegni che ci siamo presi. Non soltanto la scriviamo noi, ma sarà questo il documento sul quale vogliamo essere giudicati, ovviamente nella fase di scrittura in Consiglio dei Ministri, poi nella fase in Parlamento, che discuteremo con il Parlamento. Sarà il documento rispetto al quale il 2014 sarà un anno con il tema crescita, lavoro, coesione sociale, riforme strutturali al centro di tutto. E ovviamente la coda di questo anno 2013 sarà una coda nella quale affronteremo e discuteremo attorno a tutte le questioni che sono aperte, a partire dalle questioni fiscali più complesse, l'IVA, a partire dai prossimi giorni. Quindi ne discuteremo con la modalità solita con la quale ne abbiamo discusso, cioè attenti alle cose concrete, attenti alle cifre, attenti ai dati e ovviamente con tutti gli altri impegni che abbiamo di fronte. La settimana prossima il Consiglio dei Ministri varerà il decreto di copertura delle missioni in Afghanistan e l'intervento umanitario a favore dei rifugiati in Siria, un impegno molto forte. Andrò a New York, alle Nazioni Unite, la settimana prossima anche a parlare di queste cose, e quindi fa parte anche questo di uno degli impegni che ci siamo presi e che abbiamo intenzione di mantenere. Quindi tutte le altre questioni saranno sulla nostra tavola e sulla nostra agenda nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Intanto è molto importante, credo, che il racconto di questa nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 2013 parta dalle cose concrete, dalla quantità di risorse che abbiamo mosso, dai tagli alla spesa che sono stati fatti, dagli investimenti e dal fatto che il nostro Paese ha davanti a sé un sacco di opportunità. Qui sono raccontate tutte le cose che sono state fatte in questi mesi, dalla questione del taglio del peso fiscale eccessivo per l'assunzione dei giovani, quindi il forte incentivo all'assunzione dei giovani in questo periodo di 18 mesi, il tema del grande incentivo a favore delle ristrutturazioni edilizie, degli ecobonus, dell'antisismico, in una quantità che sta
dando dei risultati molto importanti con l'annesso incentivo sul mobile e sull'arredo. Tutti gli altri temi che hanno a che vedere con i decreti che abbiamo fatto, il decreto sulla scuola, il decreto sulla cultura e tutti gli altri interventi che non voglio qui citare, ma che rappresentano le inversioni di tendenza importanti su questioni che fino ad oggi sono state le questioni oggetto solamente di tagli. Scuola e cultura, le voglio ricitare qui, sono contenuti nel DEF questi interventi, sono invece per un paese come il nostro il cuore del rilancio, il cuore della ripresa, il cuore soprattutto delle possibilità di occupazione. Nel dare la parola al Ministro Saccomanni voglio ringraziare lui e tutta la sua squadra perché il documento, la nota di aggiornamento del DEF è una nota molto importante che indica dei percorsi che sono dei percorsi ambiziosi ma raggiungibili, a patto che ci sia la volontà e la stabilità politica. La nostra volontà c'è, piena e totale, lo si è visto anche in Consiglio dei Ministri oggi, dove la discussione sulla nota di aggiornamento del DEF ha visto una partecipazione corale, un'approvazione corale e un impegno che mi conforta per le scelte che avremo di fronte. Grazie Presidente, ma anch'io volevo iniziare sottolineando il fatto che sono personalmente molto soddisfatto per la discussione che c'è stata al Consiglio dei Ministri, che è stata molto dettagliata su questo documento, che è un documento di importanza per me fondamentale per come dire, la pianificazione della politica economica nella restante parte dell'anno, ma anche e soprattutto negli anni futuri. Questo è un documento che appunto si iscrive nel processo di preparazione della legge di stabilità, che a partire da quest'anno sarà oggetto di attento scrutinio da parte dell'Unione Europea, della Commissione, per valutare la coerenza delle misure e delle strategie seguite con il quadro di coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo, e quindi diciamo era importante che questo primo documento avesse il pieno sostegno del governo e chiarisse anche quali sono appunto i parametri su cui ci stiamo muovendo. Io credo che il punto fondamentale di questo documento è che noi abbiamo valutato con grande attenzione l'impatto che l'insieme delle riforme strutturali che sono state già prese e che hanno avuto anche, come dire, una dimensione finanziaria che il Presidente ricordava, sia dal lato delle entrate che dal lato delle spese, hanno un effetto positivo sul potenziale di crescita dell'economia italiana. Nel precedente documento di economia e finanza presentato dal governo precedente c'era una valutazione estremamente prudenziale di questo impatto che noi ci siamo sentiti alla luce anche dei dati che sono riportati in questo documento, dove si indica tra l'altro con grande dettaglio sia le singole riforme che sono state fatte, sia come queste si iscrivono nel contesto delle raccomandazioni che l'Unione Europea ha fatto quando siamo usciti dalla procedura di disavanzo eccessivo. C'erano 6 raccomandazioni, noi abbiamo dato sia le riforme, come dire, per categoria, ma anche poi le abbiamo riraggruppate sotto le singole raccomandazioni per far vedere che, diciamo, siamo in grado di documentare il rispetto delle raccomandazioni non solo sui dati globali, ma anche sulle misure di carattere specifico. A me preme sottolineare questo aspetto, che noi prevediamo per il 2014 un tasso di crescita per effetto di questo impatto positivo delle riforme dell'1%, che è una cifra leggermente superiore a quella che viene stimata dai principali previsori, proprio perché riteniamo di poter
con cognizione di causa dare una valutazione che, ripeto, non è euforica né trionfalistica, ma realistica dell'impatto che si può avere sul PIL già nel 2014. Questo stesso processo ci porta ad arrivare quasi al 2% di crescita nell'arco del periodo previsionale e quindi, diciamo, ci mette su un sentiero chiaramente più positivo di quello che storicamente l'Italia ha avuto anche nel decennio precedente la crisi del 2009 in poi. Quindi la seconda considerazione che vorrei fare è questa, che noi riteniamo, alla luce degli impegni di perseguimento delle politiche in linea con le direttive comunitarie, dal progresso dell'attività delle riforme, possiamo ipotizzare un graduale riduzione nell'arco del periodo previsionale dello spread e quindi del livello dei tassi di interesse, che ci dovrebbe portare alla cifra di 100 punti base sopra la Germania, sopra i tassi tedeschi, alla fine del periodo. Quindi c'è un meccanismo che noi riteniamo importante possa funzionare in maniera, come dire, stabile nell'arco del periodo, che vede appunto il perseguimento delle politiche di consolidamento fiscale, ma anche di sostegno alla crescita nei limiti che saranno sempre più ampi nel corso del periodo, il proseguimento del processo di riforma e il, come dire, riconoscimento da parte del mercato in termini di minori tassi di interesse. Quindi questo scenario, ripeto, appare fattibile, credibile, ma, come diceva il Presidente del Consiglio, richiede che ci sia determinazione nel perseguimento di questi obiettivi e anche appunto stabilità politica. Volevo un altro dato che volevo sottolineare del rapporto è che noi diamo oggi l'ulteriore aggiornamento del dato dei rimborsi dei debiti delle pubbliche amministrazioni ai singoli creditori. Avevamo dato alcuni dati all'inizio di settembre, oggi nel rapporto diamo il dato a ieri sostanzialmente, che indica che noi abbiamo erogato agli enti pubblici 17,9 miliardi, che è lo stesso dato di qualche giorno fa, ma che i pagamenti fatti ai creditori sono saliti a 11,3 miliardi rispetto a quello al dato di 7 qualche cosa di 2 settimane fa, quindi il 63% dei crediti previsti per il periodo della seconda metà dell'anno in corso sta andando avanti ad un passo via via più sostenuto. Quindi questo è un altro elemento che porta a ritenere perfettamente realistico e realizzabile il dato sulle prospettive di crescita e di sostegno all'attività economica. Quindi questo credo che è un punto importante che mi premeva di sottolineare in questa sede. Per quanto riguarda il dato immediato, il Presidente ha già dato delle indicazioni che chiaramente sottolineo in pieno. Aggiungo soltanto che è importante che questo lieve scostamento che abbiamo registrato e che è assolutamente, come io del resto ho già indicato parlando con la stampa a Vilnius qualche giorno fa, venga corretto però rapidamente, perché diciamo è un dato che viene attentamente monitorato dalle istanze europee e quindi bisogna appunto dare l'impressione che sostanzialmente c'è una leggera deviazione rispetto al 3%, ma che il 3% è il dato sul quale noi intendiamo collocarci e rimanere da qui alla fine dell'anno, perché questo è il presupposto per,
come dire, soffocare le residue elementi di tensione che potrebbero venire fuori dai mercati finanziari. Tra l'altro, appunto, sottolineo come le ultime indicazioni dei mercati, sembrava che la Spagna ci avesse largamente superato, eccetera, insomma, questo sorpasso è stato quantomeno di breve durata. Ripeto, gli amici spagnoli stanno anche loro facendo molte cose, ma insomma io credo che i dati fondamentali dell'economia italiana, e come implichiamo anche in questo documento, consentono di ipotizzare un processo graduale di ulteriore riduzione dei tassi di interesse. Lorenzo Totaro, Bloomberg News. Presidente, Ministro, nel dicembre 2011, alla presentazione del Salva Italia, i vostri predecessori indicarono una stima per l'economia italiana di una diminuzione dello 0,5% nel 2012. Come sono andate le cose è noto, e come sta andando il 2013 è altrettanto noto. Quanto margine di scostamento dalle previsioni che date oggi c'è? In altre parole, quell'1% per il prossimo anno è suscettibile e passibile di quale revisione, nella forchetta delle previsioni in quale luogo si colloca? E lo chiedo anche alla luce dei dati finora raggiunti nel trimestre in corso, gli ultimi stamani sul fatturato degli ordini industriali, che indicano comunque un mese di luglio che non pare supportare l'aspettativa di un'economia piatta in questo periodo. O di una ripresa nel quarto. Ma rispondo io, il dato di luglio è naturalmente già tenuto in considerazione in queste valutazioni. Abbiamo detto che il dato del terzo trimestre probabilmente sarà un dato piatto, che vuol dire, anche se abbiamo appunto passato in rassegna valutazioni leggermente più positive, ma insomma effettivamente il dato di luglio è stato un dato negativo in tutta Europa ed ha in un certo senso diciamo rimesso un pochettino in attenzione le previsioni per il trimestre. Però, ripeto, i dati che noi abbiamo di altre fonti continuano a sostenere che la prospettiva di una ripresa dell'economia nel quarto trimestre, che sarà positivo, e poi l'anno prossimo sono assolutamente solide. Quello che noi non facciamo forchette, quindi diciamo siamo ex post, tutti i dati sono naturalmente rivedibili, noi non facciamo una pianificazione del credo che nel fare una valutazione di una crescita dell'1% che gradualmente sale al 2% nel corso, abbiamo già utilizzato ampiamente tutte le cautele possibili e immaginabili, quindi siamo abbastanza fiduciosi che, però ripeto, non è uno scenario realistico e possibile, ma non è uno scenario privo di rischi. I rischi sono se si inceppa il meccanismo di politiche fiscali coerenti con gli impegni europei, il processo di riforma si arresta per qualsiasi ragione, eccetera, è chiaro che viene meno anche il sostegno in termini di riduzione dei tassi di interesse del mercato, questo può mettere a rischio il processo. Però, ripeto, noi siamo fiduciosi che questo processo sia ben avviato e credo che le indicazioni che vengono dall'economia internazionale, anche europea, sostengono questo quadro che è relativamente moderato per quanto riguarda le aspettative di crescita. Soprattutto ci sono tre forti incentivi che mi portano a pensare che la fine dell'anno e l'anno prossimo avranno il segno più. Questi tre forti incentivi sono: il primo, l'accelerazione nel pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Il dato che il Ministro Saccomanni vi ha appena comunicato è molto importante, vuol dire che dal 4 settembre al 20 settembre si è passati da 7 miliardi a 11 miliardi.
un'accelerazione molto forte di pagamenti effettivamente entrati dentro il sistema delle imprese. E questa accelerazione ci fa ben sperare anche sui prossimi giorni, sulle prossime settimane. Gli effetti di questo ovviamente avranno impatto su questo trimestre e sul prossimo trimestre e sull'anno prossimo anche. Secondo, il tema della straordinaria forma di incentivazione al tema dell'edilizia, delle ristrutturazioni, delle ristrutturazioni ecocompatibili, di tutto ciò che è ecologico, dell'antisismico e del mobile arredo. È un periodo straordinario che è appunto di 6-12 mesi di incentivazione che sta cominciando a dare i suoi frutti e che darà i suoi effetti ovviamente anche sulla crescita. E il terzo, la straordinaria incentivazione alla occupazione giovanile messa in campo prima dell'estate e che sta cominciando, perché è operativa da agosto, adesso comincerà a dare i suoi effetti. Quindi sono state tre scelte che abbiamo fatto: l'accelerazione dei debiti, le ristrutturazioni, le assunzioni, le incentivazioni per le assunzioni dei giovani, che daranno i loro effetti, stanno cominciando a dare i loro effetti, sono convinto daranno i loro effetti nella fine dell'anno e i primi dell'anno prossimo, e questo che mi porta a pensare che effettivamente il dato moderatamente ottimista contenuto nella nota di aggiornamento al DEF sia effettivamente a portata di mano. Santoro, TG3, una domanda per il Presidente del Consiglio e per il Ministro Saccomanni. Intanto avete detto, per riportare il 3,1% al 3%, interventi a breve e subito. In che cosa consisteranno? Questo inciderà sull'IVA, dunque sarà inevitabile l'aumento dell'IVA tra 10 giorni. L'altra domanda è: che cosa rispondete all'allarme lanciato questa mattina dal Presidente dell'ANCI Fassino, se non verrà rimborsata la prima rata IMU, gli stipendi dei comuni sono a rischio? Grazie. Molto semplicemente sui due temi. Sul primo ho già detto che saranno i temi in discussione nei prossimi giorni, quindi non ne abbiamo parlato oggi. Sul secondo è uscito un comunicato stampa del Ministero dell'Economia, della Presidenza, ne abbiamo parlato in Consiglio dei Ministri, che assicura che all'inizio della settimana prossima il pagamento avverrà puntualmente. Cari Giovanni dell'Unità, volevo fare una domanda sull'Europa, perché purtroppo negli ultimi giorni ci sono stati degli incidenti diplomatici non di poco conto, con le reazioni politiche all'intervento di Ren, che gentilmente è venuto a rispondere a delle domande del nostro Parlamento. Volevo capire quali sono oggi i rapporti con Bruxelles effettivamente, perché oggi abbiamo saputo che per esempio Madrid, tanto per recuperare questa competition con gli spagnoli, Madrid avrebbe ottenuto una specie di sconto sul computo del deficit, del deficit sul PIL, considerando anche l'alta disoccupazione che c'è nel paese, e mi pare che l'Italia sia esclusa invece da questa cosa. Io vorrei un chiarimento su questo, e poi vorrei capire se questo fatto di essere fuori dalla procedura di infrazione, c'è stato detto che ci porta dei vantaggi economici importanti, non soltanto sui mercati, se si possono quantificare questi vantaggi già da oggi. Grazie. Su quest'ultimo punto insisto su quello che ho sempre detto e quello che abbiamo sempre detto. Innanzitutto c'è una questione di autonomia. La legge di stabilità la scriviamo noi, e questo non è una cosa da poco, perché il tema della nostra piena autonomia quest'anno è un tema molto importante, e credo che questa autonomia conquistata grazie ai sacrifici fatti dagli italiani, dalle decisioni dei precedenti governi e dalle nostre decisioni avrà sicuramente i suoi vantaggi. E poi c'è il tema che ovviamente sarà oggetto delle discussioni con Bruxelles alla fine, della flessibilità in più che ci viene data dal cofinanziamento. Il tema del cofinanziamento e della flessibilità è un tema molto importante che ovviamente darà effetti positivi, ma di questo parleremo a tempo debito, perché non fa parte naturalmente della discussione sul DEF. Il DEF, come sapete, riguarda il 2013. Io posso solo aggiungere che i rapporti con Bruxelles sono molto buoni, che ne possa
se ne possa dedurre da alcuni scambi di battute, ma la realtà è che noi abbiamo discusso attentamente con la Commissione questo pacchetto delle riforme di cui stiamo parlando, che voglio ricordarlo, sono descritte molto attentamente qui. Parliamo di riforme nell'ambito fiscale, quindi con una nuova normativa anche sulla lotta all'evasione, sulla certezza della normativa fiscale, che viene vista come molto importante ai fini anche della promozione degli investimenti sia italiani che stranieri. Parliamo di spending review, parliamo di privatizzazioni, parliamo di l'insieme di riforme sul sistema economico, quindi che comportano le liberalizzazioni, le semplificazioni, le riforme del mercato del lavoro, e anche il capitolo delle riforme istituzionali, che è una cosa molto importante perché copre anche temi come il costo della politica, la riduzione di certe determinate storture nel nostro sistema. Quindi questo discorso con l'Unione Europea viene considerato molto importante. Questo dà ampi margini di manovra per, attraverso via riduzione della spesa, con un controllo della spending review, spazio per la riduzione del carico fiscale, spostandolo a favore del lavoro e delle imprese, che è uno appunto dei principi fondamentali della nostra strategia. Quindi da questo punto di vista c'è pieno sostegno per questa linea, e anche pieno sostegno per la necessità che gli investimenti necessari per promuovere queste riforme vengano adeguatamente tenuti in considerazione nella valutazione complessiva che si dà. Per quanto riguarda il punto specifico che faceva lei sulla Spagna, posso dire che la cosa è attualmente ancora in discussione a livello tecnico, stanno discutendo su una formula matematica complicatissima per determinare qual è la componente strutturale quando la disoccupazione supera il 20%. Allora, se dobbiamo qualificarci per questo campionato portando la disoccupazione al 20%, forse non vale la pena. No, a parte gli scherzi, io sono convinto che il dialogo con l'Unione Europea su un cambio di enfasi, e lo diciamo anche in questo rapporto, un cambio di enfasi tra rispetto al passato, tra una linea di estrema attenzione al conseguimento di obiettivi di consolidamento fiscale, eccetera, eccetera, a obiettivi di rilancio dell'attività economica e di sostegno all'occupazione, soprattutto sul fronte giovanile, è una delle linee che intendiamo portare avanti in tutte le sedi e in tutti i luoghi. In questo caso specifico, questo documento deve ancora passare al vaglio del Comitato della Politica Economica dell'Unione Europea. Si tratta ancora di una cosa del tutto embrionale, e comunque sembra mirata a gestire casi specifici. Si tratterà di vedere se si possono fare delle distinzioni tra disoccupazione globale e disoccupazione giovanile. In quel caso porteremo avanti naturalmente le nostre tesi, perché purtroppo la disoccupazione giovanile in Italia è superiore al 20%, ma appunto questo è una discussione che ancora dobbiamo iniziare. Aggiungo anche in conclusione che abbiamo ascoltato la relazione del Ministro Quagliariello, c'è un capitolo importante sulla nota di aggiornamento del DEF, sulle riforme istituzionali, che ha relazionato sui lavori della Commissione dei Saggi, lavori molto positivi, le cui conclusioni sottolineo essere state conclusioni importanti, dalle quali trarremo sicuramente grande vantaggio e sulle quali daremo molto impulso. Grazie.